sopra di me. Lo sento, sì, lo sento. Tu ti ricordi quando sei morta? Di prendere le armi per liberare l'Italia dal regime nazifascista. Fu grazie alla resistenza. Se l'Italia poté dissociare le sue responsabilità da quelle del fascismo, acquisendo il diritto di essere riammessa nel consesso dei popoli liberi. Che si aggiunge a tutti gli altri che abbiamo già visto passare. E la sera? Quando la sera dovevi andare a dormire e nessuno ti accompagnava? Quando sapevi che dovevi lasciare la cucina calda e affrontare il corridoio buio e freddo per raggiungere il tuo letto? Che batti cuore! Aprire piano la porta e sbirciare fuori nell'oscurità con gli occhi spalancati per cercare di scorgere nel buio quelle ombre minacciose che sapevi si nascondevano lì da qualche parte! E poi ti buttavi e facevi tutto il corridoio in un lampo correndo senza più guardare niente. Io sono fiero della missione affidatami e ti prometto di dare tutta la mia opera in collaborazione con le autorità tedesche per assicurare il benessere e un migliore avvenire alla vostra terra. Che passa ancora un mesetto la Germania adopererà le armi nuove, allora per il nemico sarà la fine e 15 giorni dopo la guerra sarà finita con la nostra più completa vittoria. Un miracolo in mezzo alla città. Ogni soldato italiano! Che dopo le ore 17! Erano così ligi al dovere! I soldati tedeschi! Non avevano pietà! Ma perché non ve ne andate? Perché non ci lasciate in pace? Dopo tutto quello che avete distrutto! Lui era diventato il suo nemico. Avrebbe voluto cancellare tutto. Tornare indietro quando sognavano sul prato. Ma anche lui non disse niente. Speravano che non si sarebbero mai incontrati su quelle montagne, ma sapevano che poteva succedere. E allora si chiedevano che cosa avrebbero fatto. Ma il comandante continuava a sbraitare in quel suo tedesco aspro, neanche se mai sforzato di buttargli una parola d'italiano quel crucco. A un certo punto rumore di fronte. Poi ci si sdraiava e si guardava il cielo e le nuvole che lassù erano così bianche. Dai, vieni, sbrigati, guarda come fila anche noi adesso però, Sì, aspettami, mi direi che mi conosci. Ma che attacchi hai? E che bottino! Una mitraglia pesante, 3 fucili mitragliatori da 1000 colpi, 4 machine in pistole, 600 bombe a mano e... Il giorno dopo organizzarono un rastrellamento. Ghirlanda aveva perso il suo comandante e i tedeschi 13 dei loro uomini. Il silenzio dei morti è assordante. Sembra riempire l'aria tutto intorno. I morti fanno paura. Anche se una persona la conoscevi, anche se l'amavi, da morta fa paura. Non è più lei. È come un corpo estraneo che ti disturba. Ricordo ancora il colore marroncino delle pieghe della pelle sotto il naso e dietro le orecchie e la forma allungata della faccia con la bocca prominente rinsecchita come una prugna. Avevano 23 e 19 anni. Qualcuno aveva fatto la spia dicendo in casa Mascarello si nascondeva un partigiano. Ed era vero. Ed era pericoloso. Ma Gallo e Ivan non vollero che Velasco se ne andasse. Lo nascosero in una calcare nel bosco. Lungo il fiume, un po' lontano dalla casa. E tutte le mattine gli lasciavano nella stalla quel po' di cibo che riuscivano a rimediare. Erano poverissimi. E ti chiedevi se avresti
avresti potuto resistere questa volta! E la pelle! La pelle orripilata ti si aggricciava sulle braccia! Guardo negli occhi dei miei aguzzini e scorgo il baratro che ha carpito le loro anime. Ma non era facile, era troppo fonda la neve, arrivava fino alle ginocchia. Corsero e scapparono e corsero, non ce l'avrebbero mai fatta. Era una ragazzina di 17 anni appena, aveva una pistola con sé, ma non l'aveva usata né contro di sé né contro i nemici. Era lì, sotto, per terra, col maglione e i buchi di sangue. Era un lì sopra a guardarla, raggelato, muto e sconfitto. Il silenzio tornò sovrano nel bosco. Raoul scese e seppellì ora nella neve, con una ciocca di capelli fuori. Altri nomi ascolteremo e altri fatti accadranno, ma ci saranno sempre luoghi sulla terra in cui le donne lasciano le loro case sotto le bombe e gli uomini lasciano le loro donne e i bambini perdono l'innocenza. Ci saranno neve e deserti bagnati di sangue e nessuna ragione perché ciò avvenga. Ma qualcuno saprà ricordare. (Ride)